Amici di Radio In Guest, ben ritrovati, buon fine settimana con tutti i nostri ospiti. Ovviamente abbiamo toccato tantissime tematiche, siamo andati a conoscere tantissimi personaggi del mondo degli eventi, però parliamo anche di eventi di carattere culturale. Stiamo parlando di Pordenone Legge, siamo con il direttore artistico Gianmario Villalta. Signor Gianmario, grazie per aver accettato e per essere qua con noi in Radio In Guest. Grazie a voi per l'invito. Pordenone Legge è ormai un evento, un festival che si è fatto conoscere in tutta Italia, tocca dei temi culturali ma anche turistici che poi andremo a conoscere e a capire. Pordenone Legge è una fondazione. Quali sono i principi di questa fondazione e quali sono anche gli obiettivi? Beh, la fondazione recente nasce da un lungo rapporto di un festival, di un'attività che emanazione è stata della Camera di Commercio e ancora alle categorie economiche fa capo come consiglio di amministrazione della fondazione. Poi si struttura su due anime, chiamiamole così, che sono anche anime che hanno molto dei corpi molto operativi e che sono una parte amministrativa che è in capo alla direttrice della fondazione Michela Zin, una parte diciamo della curatela culturale, artistica, diciamo delle impostazioni insomma culturale delle attività, che è quella che spetta a me e ai miei collaboratori, amici, insomma soci, Valentina Gasparetta e Alberto Garlini. Le nostre finalità sono quelle di promuovere chiaramente la cultura e il territorio e soprattutto di creare il più possibile un legame tra le istituzioni culturali e anche l'impresa, anche le attività produttive, con un discorso della cultura che tenda a legare. No, la nostra tradizione purtroppo è quella che vede contrapposta cultura e impresa. No, c'è stata una lunga inimicizia tra cultura e impresa in Italia e anche dalle nostre parti. Noi si vorrebbe che in fondo si trovasse anche un modo per parlarsi, e forse non è una brutta cosa. Questi sono un po' gli impatti anche proprio sulla società. Qual è la ricaduta economica di un festival così importante? Beh, c'è una ricaduta economica diretta anche sulla cultura, sull'interesse, sul discorso, diciamo, di accrescere appunto la curiosità e aprire anche un po' la mente, che fa sempre bene. Però c'è una vera ricaduta economica, cioè fino all'anno maledetto del Covid, no? Si faceva il conto, abbiamo fatto fare degli studi di statistica dal professor Guerzoni della Bocconi, appunto, di Milano, il quale ha calcolato che più o meno tra quello che ci veniva dato da varie fonti pubbliche e private, quello che ricadeva sulla città, c'era un rapporto di 7-1, cioè per ogni euro che a noi incameravamo, diciamo dalle varie nostre fonti di approvvigionamento, sulla città, sul trasporto, cioè in realtà addirittura, se per farla breve, solo di tasse che tornavano dalla regione, lo specifico che veniva messo dalla regione veniva raddoppiato. Tocchiamo un aspetto che riguarda il nostro paese. In Italia si legge poco. Pordenone Legge quanto ha fatto, o meglio quanto è servita per avvicinare il lettore italiano al mondo dei libri, al libro. E poi quali sono anche i valori sociali e culturali che Pordenone Legge sta lasciando alle nuove generazioni? Dunque, lavoriamo molto con le scuole di ogni ordine e grado, lavoriamo possibilmente con i giovani, anzi i giovani ce li abbiamo dentro, perché abbiamo 250, finché i tempi erano normali, avevamo 250 ragazzi che facevano cosiddetti angeli, cioè che aiutavano nella gestione degli eventi. Credo che i valori siano quelli, appunto, dicevo prima, della condivisione di un discorso pubblico, è fatto di tante cose, di tante narrazioni, di tante curiosità, e in questa condivisione il libro è fondamentale, perché comunque rimane, nonostante tutte quante le altre forme, quando qualcuno oggi pensa di avere qualcosa di importante da trasmettere, infine scrive un libro, e ne vengono scritti moltissimi. Noi educhiamo alla confidenza con il libro, direi, cioè se c'è un elemento soprattutto tra i giovani, no, da mettere in campo, un dato da mettere in campo, una certa estraneità. Il libro viene identificato soltanto con la fatica scolastica.
Ecco, noi abbiamo questa realtà che è diversa e che vediamo tanti giovani anche partecipare autonomamente al di là della scuola a Pordenone Legge e prendere confidenza con il libro. Poi quanti ne leggono, quelle lì, cioè le statistiche sono a volte anche fantasiose, gli italiani leggono poco, ma leggono poco anche perché vengono spinti a leggere come se fosse un dovere, come se fosse un castigo. In realtà, ripeto, la confidenza con il libro poi magari può far sì che qualcuno legga così anche perché c'è voglia di farlo. Dovrebbe essere un piacere. A volte si parla di libertà. Volevo sapere da lei questo concetto, questo sillogismo. Se leggere vuol dire diventare liberi poi, perché ci si informa, ci si arricchisce. Sì, però ci sono anche tanti libri fatti per trovare le idee che già si hanno. In realtà bisognerebbe equiparare la lettura alla libertà quando una lettura ci interroga e non ci conferma le nostre idee che già abbiamo, ma le apre e le rende, diciamo, più ricche, più disponibili e forse anche meno certe di se stesse, più disposte al dialogo. Passiamo ora invece all'edizione del 2020 che si è svolta a Pordenone dal 16 al 20 di settembre. Un anno molto particolare che ha toccato tantissimi settori per i motivi che già sappiamo, e chiediamo come si è svolta, che misure avete adottato organizzative per naturalmente rispettare le restrizioni, un po' come ha risposto il pubblico, ma soprattutto qual è la differenza tra il prima Covid e il dopo Covid? Beh, sai, con una battuta, noi facciamo assembramenti di mestiere. Cioè, il bello di Pordenone Legge era l'effetto piazza gremita, l'effetto di addirittura Francesco Picco definì la movida pordenonese, cioè era questa grande partecipazione, perché è molto importante l'aspetto partecipativo anche per una manifestazione che parla di libri e anche perché costituisce, diciamo, il nervo, del discorso economico, che come dicevamo prima non è da trascurare. Quindi quest'anno abbiamo voluto farlo comunque a tutti i costi, abbiamo deciso di farlo la gran parte in presenza, alternando per una serie di appuntamenti anche importanti la presenza, che per forza era super, diciamo, codificata e quindi ristretta. Abbiamo un teatro che tiene 900 persone praticamente e ce ne potevano stare 300, quindi faccia i conti, insomma. Però abbiamo supplito investendo molto su un buon servizio di ripresa televisiva e avendo poi chiaramente le dirette sul nostro sito, poi mettendo su altri canali, tra cui anche la Rai, abbiamo riscontrato un grande seguito, però non è la stessa cosa, nel senso che c'è un calore, c'è un'umanità, una festa, noi la chiamiamo festa del libro appunto con gli autori, e la festa bisogna che si stia insieme. Però abbiamo scoperto anche, a farla breve, abbiamo scoperto nel frattempo che ci sono altre vie, altre capacità di fare le cose che possono servire come arricchimento e come supporto. Beh, è importante ovviamente l'evento, chiama pubblico, non va di moda quest'anno, non è di attualità questo aspetto, speriamo che però nei prossimi mesi piano piano si ritorni a quella normalità che eravamo abituati prima e che ci permette anche di vivere eventi importanti come Pordenone Legge. La Fondazione Pordenone Legge però non si ferma soltanto nei 5-6 giorni del festival, vero? Le assicuro che lavoriamo tutto l'anno, volentieri e a volte anche affaticati. E anche in questo periodo un po' costretti a fare tutto quasi in forma di registrazioni, di trailer, di docufilm o piccoli documentari, c'è una fatica, perché farli bene vuol dire ogni minuto calcolare come viene fuori, e c'è una fatica supplementare, ma noi abbiamo dei premi in gestione degli altri piccoli festival, abbiamo un'attività di corsistica legata alla scrittura e al libro sempre, è qualcosa che diciamo comporta un appuntamento importante quasi ogni mese, poi una continuità di altre piccole o grandi, insomma, di altri piccoli o grandi impegni che seguiamo comunque continuamente. Siamo arrivati alla fine, un punto di vista da parte sua, da parte di Gianmario Villalta, ricordiamo, direttore artistico di Pordenone Legge, sul futuro del suo festival,
però anche mi permetto di chiederle in generale. No, non si può fare i profeti. Ci resterà a lungo, secondo me, questa esperienza in tutti i sensi. Però io spero proprio che si cominci tra un 2-3 mesi, cioè con maggio, io credo, un calcolo a spanne, a poter almeno ricominciare a lavorare, parlo per tutti quelli che sono nel settore del libro, dell'arte, della musica, in una maniera cauta, intelligente, senz'altro, dovremmo mantenere cautela e intelligenza ancora, credo, per un bel po', però che si ricominci a lavorare, perché non è solo un auspicio, una speranza, ma è una necessità, insomma. È una necessità soprattutto di cominciare a lavorare di nuovo con serenità, concordo. Sì. Siamo ai saluti finali. Io lascio sempre lo spazio ai nostri ospiti e ai ringraziamenti. Immagino che lei di collaboratori ne abbia tanti, quindi qualcuno ci sarà sicuramente da ringraziare e augurare anche buon Natale. Sì. Allora, i miei collaboratori sono tutti amici, per cui non faccio elenco di tutti quanti, ma insomma, fortunatamente lavoriamo bene insieme e quindi il ringraziamento va a loro, ma è quotidiano, insomma. Io credo che un ringraziamento, anche qua senza fare nomi, vada a tutti quelli che ci sono stati vicini e addirittura agli amici, visto che lei citava agli amici di Pordenone Legge che l'anno scorso e spero anche quest'anno hanno fatto questa cosa bellissima, hanno prenotato gli appuntamenti di Pordenone Legge al buio già a gennaio. Quindi vi invitiamo ad andare sul sito internet pordenonelegge.it, troverete tutte le novità e ovviamente la possibilità di iscriversi. Io la ringrazio, le auguro un buon Natale e a risentirci a presto. Grazie ancora a Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge. Grazie a lei, grazie moltissime.